Si chiama Leti Smart Voce e permette alle persone non vedenti o ipovedenti di orientarsi in autonomia in diversi ambienti. A dotarsi dell'innovativa tecnologia, il Conservatorio Tartini di Trieste. L'ingegnoso sistema è costituito da un manico leggero ed ergonomico collegato via radio a una serie di segnalatori dislocati nella zona interessata. Il sistema riconosce quindi la presenza di segnalatori, informando la persona non vedente su quello che la circonda. Il fruitore, premendo l'apposito pulsante sul bastone, riceve infatti una segnalazione acustica che lo guida verso la postazione da raggiungere in totale autonomia. Questo avviene grazie a una rete di radiofari appositamente progettati che comunicano con il bastone, con una tecnologia tra le più evolute del sistema, omologata sia in ambienti aperti che chiusi. Leti Smart Voice non ha bisogno di computer o internet e funziona senza GPS, mentre la batteria del bastone si ricarica facilmente come un cellulare. L'innovativa tecnologia è stata ideata e studiata dal ricercatore Marino Attini, ingegnere ipovedente, componente della direzione della Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. A sostenere Marino nel progetto un'azienda triestina specializzata nell'assemblaggio di microelettronica high-tech. All'interno del conservatorio, i radiofari Leti Smart sono stati installati nei punti strategici di Palazzo Rittmeyer, ascensori, aula magna, sala Tartini, segreterie e servizi igienici, oltre a ulteriori radiofari mobili installabili all'occorrenza. Per coloro che all'ingresso non disponessero dell'innovativo bastone, è disponibile un piccolo ricevitore in grado di leggere i messaggi vocali del radiofaro.